and keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl as a need, then keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl as a need. Am I coming out? Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. E prima di iniziare questo video vi faccio gli auguri di buona Pasqua e spero che voi, al posto di guardare questo video, stiate mangiando tanta buona cioccolata. Ma ragazzi, io oggi invece mi sono voluto proprio complicare la vita, perché sto andando a fare un video confronto ed è una pazzia tra le Apple AirPods, che sono fantastiche e strepitose, e le mitiche Soul Republic Amps Air. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito dopo la sigla. Wow ragazzi, queste cuffie sono davvero strepitose, e parlo di entrambe perché alcuni punti a favore delle AirPods sono a sfavore per le Soul Republic e così viceversa. Ma direi di partire proprio dalla base, ovvero l'unboxing. Direi di partire col più piccolo e il più semplice, ovvero quello delle AirPods. Infatti è uno scatolino davvero piccolissimo, ma all'interno della confezione non troviamo nient'altro che il cofanetto con le cuffie già adagiate all'interno, il cavo di alimentazione, qualche piccolo manuale di istruzione, ma non dimentichiamo assolutamente le mele. Infatti quelle sono un punto che contraddistingue la casa di Cupertino. Mentre per quanto riguarda le Soul Republic abbiamo le cuffie divise dal case, quindi davvero un dettaglio curato anche per andare ad adattare le cuffie perfettamente all'interno del case. Abbiamo il case, un cavo di alimentazione e tutti i gommini per adattare le cuffie direttamente al nostro padiglione auricolare. Infatti io ho scelto quello più piccolo perché ho delle orecchie davvero piccolissime, e non dimentichiamoci che abbiamo un manuale di istruzione davvero gigante, ragazzi. Quindi per quanto riguarda l'unboxing darei un punto alla pari per entrambe, perché io sono sia amante del minimal e quindi prevalgono le Apple AirPods, ma sia amante del design e tutte le cose particolari che prevalgono le Soul Republic. Mentre per quanto riguarda il design e i materiali, beh, qui c'è un abisso. Sì, perché abbiamo le AirPods che sono super resistenti, infatti ci danno proprio una sensazione di solidità in mano, e dall'altro lato abbiamo una vera opera di design. Sì, perché questo sembra una pietra nera che, ragazzi, è davvero strepitoso, ma basta guardare il click dell'apertura del case per capire la differenza. AirPods, che sono davvero bellissime, e Soul Republic, beh, si vede che qui la plastica delle AirPods è davvero più curata, anche il meccanismo di apertura che è davvero strepitoso. Mentre per quanto riguarda le Soul Republic abbiamo un effetto molto plasticoso, beh, ma di questo ne ho parlato già nella recensione. Quindi direi a questo punto di dare un altro punto ad entrambe. Sì, perché le AirPods curano tantissimo i materiali e le Soul Republic per quanto riguarda il design. Per quanto riguarda le feature invece abbiamo le AirPods che hanno una compatibilità perfetta con tutti i dispositivi della casa di Cupertino. Infatti, come voi ben sapete, se non lo sapete perché non siete iscritti al mio canale e vi invito a farlo subito, io sono full Apple, MacBook, iPhone X, Apple Watch e davvero tutti i dispositivi della mela. Beh ragazzi, queste si interfacciano perfettamente con tutti questi dispositivi. Dall'altro lato invece abbiamo delle cuffie che si interfacciano abbastanza bene, a parte in qualche piccolo caso se le cuffie sono già state collegate precedentemente con un altro dispositivo sul quale non sono state scollegate, troveremo un po' di difficoltà a collegarle con un altro dispositivo. Mi è già capitato con il mio Mac e il mio iPhone, che mentre andavo all'università avevo il mio Mac nello zaino e la sera prima avevo collegato le Soul Republic al Mac e il giorno dopo non sono riuscito a collegarle al mio iPhone X e sono dovuto passare assolutamente alle AirPods. Ma dall'altro lato abbiamo un cofanetto che ha una batteria davvero incredibile e ci dà la possibilità di ricaricare i nostri dispositivi, quindi possiamo ricaricare il nostro iPhone, iPad o qualsiasi altra cosa. Davvero una feature interessante, perché il cofanetto è vero che è molto pesante, ma ha una batteria davvero infinita. Ma parlando di autonomia,
vabbè, qui abbiamo 5 ore in ascolto e dall'altro lato 3. Ovviamente con annesse tutte le ricariche che è possibile fare con le AirPods, arrivando fino a 24 ore di autonomia, e con le Soul Republic che, ragazzi, le utilizzo da una settimana intensamente, almeno 2 ore al giorno, e vi lascio vedere che sono ancora tutte e quattro le tacche cariche senza ricaricare i miei dispositivi, quindi davvero una autonomia perfetta. Punto a vantaggio delle Soul Republic a differenza delle AirPods è che abbiamo i LED di stato della batteria qui all'esterno, è vero, sull'iPhone X possiamo tranquillamente visualizzare lo stato di batteria del nostro cofanetto e delle cuffiette in sé, ma dall'altro lato abbiamo una cosa molto più rapida e semplice per visualizzare lo stato della batteria. Mentre per quanto riguarda le feature darei un punto alla pari per entrambi, perché alcune feature delle Soul Republic le AirPods se le sognano e così viceversa, quindi un punto a ognuna di esse. Direi di passare al fattore più interessante per entrambe, ovvero come suonano. Beh, da un lato abbiamo un paio di cuffie che hanno un volume davvero altissimo, sarà anche per l'isolamento acustico dovuto alle cuffie in-ear, e dall'altro lato abbiamo delle cuffie perfettamente bilanciate. Infatti queste suonano una meraviglia con qualsiasi tipo di musica, mentre queste, beh, con della musica rock magari non riuscirete ad ascoltare perfettamente l'audio della canzone, perché sono troppo potenti i bassi. Infatti a metà del volume già vi trapassa i timpani, e ragazzi, beh, qui dare un punto a favore delle AirPods. Eh sì, ragazzi, ho dovuto dare un punto a favore delle AirPods, perché per quanto riguarda le Soul Republic i bassi sono davvero troppo poderosi in alcuni tipi di musica, e quindi assolutamente non ci siamo. Come vi dicevo anche nel video, nella video recensione, beh, necessitano di un'applicazione per regolare tutto ciò. Bene, ragazzi, spero che queste due paia di cuffie siano state di vostro gradimento e che vi sia piaciuto il video. Infatti, se così è stato, fatemelo capire con un bel like qui sotto e lasciatemi un commento facendomi capire voi quale preferite tra le due. Io vi saluto però e vi dico che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter, e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.